condotta negli ultimi anni è comunque un avversario difficilissimo per il nostro atleta. Sì, un avversario difficile direi, anche perché pur avendo perduto ha incontrato avversari di buon livello, di grande valore, ad esempio il Roy Jones, con il quale perse addirittura in due round. Ma questo Roy Jones è un pugile di grandissimo valore, ricordiamo che alle Olimpiadi ad esempio di Seoul perse in finale con Park, ma fu uno scandalo. Park fu medaglia d'oro, ma pensate, Roy Jones fu invece premiato come il miglior pugile del torneo. Inni nazionali. Ovviamente in onore di Thomas Tate, inno eseguito dalla banda di Civitavecchia, ed ora l'inno nazionale italiano. Di Civitavecchia, una riunione voluta dopo quella di maggio per dare un'altra chance al concittadino Silvio Branco, una riunione voluta, abbiamo detto, della collaborazione del comune di Civitavecchia e soprattutto del sindaco Pietro Tidei, che ha avuto proprio l'obiettivo massimo e definito di arrivare a questo incontro. Un valore tecnico di questo incontro, un valore tecnico è chiaro che dovrà darlo il ring. Sulla carta indubbiamente si potrà vedere, direi, un buon combattimento. Direi che non si può considerare uno migliore dell'altro, si equivalgono sulla prova del loro passato. Sì. Vedremo, io credo che Branco, pur molto emozionato come l'ho trovato nello spogliatoio, abbia le condizioni, al di là della volontà, di vincere questo combattimento. Lo speriamo tutti, anche perché si è scritto su un giornale sportivo della stranezza di questo combattimento. Due pugili classificati nei supermedi, in quanto il loro ultimo incontro nella WBU era nei supermedi, ora combattono nei medi. Ma se la RAI, ora è facile criticare la RAI, non avesse trasmesso questo incontro, l'avesse ignorato, chiaramente la critica era perché la RAI ignora un incontro, visto che c'è un italiano raro che combatte per il mondiale. Lo fa ed è criticato perché sulla carta il tasso tecnico dell'incontro non è di primissimo livello. Su questo possiamo anche essere parzialmente d'accordo, tuttavia la risposta al ring, diamola al ring come sempre. Ormai è tutto pronto, grande incitamento da parte dei concittadini di Silvio Branco al loro campione. Silvio Branco dovrà dimostrare questa sera quel carattere che spesso gli è mancato negli appuntamenti importanti. Prima di presa ovviamente l'incontro sulla distanza dei 12 rounds. Tate con pantaloni che ricordano la bandiera americana, bianco rossi a strisce. Silvio Branco con la consueta tenuta, canzoncini rossi, la colonia Chiavolotti. Molto chiuso Tate, più mobile sul tronco, appare più sciolto in questa primissima fase del combattimento Branco. Tocca col sinistro ancora, poi va a vuoto dopo un tentativo di affondare il destro. Notevole la statura
di Branco molto alto come peso medio? Fisicamente Branco è ai primissimi livelli mondiali. Devo dire di sì, sembra un tronco tagliato con l'aceto. Tate è leggermente più basso, tra l'altro si presenta anche con una guardia molto destro di Tate improvviso. Pericoloso, deve stare attento a quel colpo. Sì. Destro largo, ricordiamo ancora che i due pugili, Branco ha 28 vittorie, 21 prima del limite, Tate ne ha 30 di vittorie, 21 anche egli prima del limite, per cui i due pugili che fanno del knockout la loro arma principale. C'è stata quell'azione bella prima, dove Branco è riuscito a chiudere con un gancio sinistro dopo aver portato un bel destro. Vediamo se riuscirà soprattutto a tenere lontano Tate nei suoi colpi, dei colpi violi velocissimi, Tate improvvisi, ecco, non ha un'attività pugilistica continua. Direi fra l'altro che sono colpi portati senza molta convinzione, non colpi per far male come invece fa Branco. Il gancio al corpo da parte di Tate, gancio sinistro. Occorre vedere quanta facilità hanno i due pugili a scaldare il loro motore. Tuttavia Branco appare indubbiamente ben diverso da quello che si esibisce su questo stesso ring a maggio. Sì, dobbiamo dire che Branco ha dimostrato in passato di non avere un grandissimo carattere, quando questa sera invece mi sembra sicuro, tranquillo, sereno, porta i suoi colpi con molta tranquillità, doppia benissimo il diretto sinistro che lo doppia poi ancora. Bravo, gancio, con il sinistro. Gancio. Sì. Buono il destro anche di Branco. Che ha sentito. E termina la prima ripresa. Una prima ripresa che Branco, occorre dare a Branco una preferenza indubbiamente. Sì, assolutamente, direi che questa ripresa l'ha vinta Branco. Non di larghissima misura, tuttavia ha fatto vedere qualche cosa in più. Ora Nino, direi che cosa deve fare Branco a questo punto? Cioè una prima ripresa in cui si è visto un Branco preparato, determinato finalmente, e un Tate invece molto chiuso, quasi titubante ad avanzare, o a una fase evidentemente di riscaldamento entrata nel combattimento abbastanza più lunga quella di Tate. Sì, ma certamente Tate è preoccupato perché... Intanto rivediamo alcune immagini della prima ripresa. Tate è preoccupato perché ha visto che Branco porta dei diretti sinistri incredibili, di grande potenza, non dei colpi di disturbo ma dei colpi efficaci, dei colpi che vogliono far male. Tra l'altro Branco ha rifiutato sdegnosamente lo sgabello all'angolo. Bene. Una vuol dire che sta bene. Psicologica importante. Vediamo se anche questa servirà per far sentire Tate in soggezione psicologica sul ring, oltre che ai muscoli e ai colpi vale molto l'equilibrio psicologico. Va vuoto Branco, ora va a segno, ripete la serie 1-2, destro sinistro, ancora Branco, il destro di Tate, attenzione, quello è un colpo pericoloso che abbiamo visto già prima. Un destro largo ma velocissimo che, entra, che è andato a segno spesso. Entra nella guardia di Branco, quando soprattutto Branco lungo il sinistro, tra l'altro il sinistro di Branco è abbastanza basso, per cui la strada aperta al destro largo di Tate. Attenzione, il jab che entra nella guardia pur stretta dello statunitense. Incontro fino a questo momento di correttezza esemplare. Steven Smoger, l'arbitro, non è mai intervenuto. Direi che Branco dovrebbe tenere un po' la testa inclinata in avanti, la tiene troppo eretta ed è pericoloso proprio per quel destro di Tate. O quantomeno un po' più schiacciata verso la spalla. Vediamo, il suo jab fino adesso riesce a lavorare molto bene, tenendo lontano l'americano. Ora una stasi Branco nella sua attività, riprova con il jab, mobile ora invece Tate sul corpo, sul tronco. Riesce ad accompagnare i colpi di Branco ma comunque vanno a segno. Destro che va sulla spalla,
sinistro di Teita, segno. Ancora il sinistro di Tate che anticipa il destro di Branco. Destro. Difficile capire la tattica di Tate. Tate si trova in difficoltà perché le braccia lunghe di Branco lo tengono lontano. E poi il sinistro di Branco è potente, arriva con efficacia. E stasera poi lo usa bene Branco, per cui non riesce evidentemente Tate a trovare ancora la chiave di volta dell'incontro per portarsi a distanza a lui congeniale, per scaricare i suoi colpi. La seconda ripresa sta ripetendo completamente la prima. Non ci sono state delle variazioni. Non tante di Tate. Però un Tate un tantino più sveglio. Evidentemente il suo motore chiude a scaldarsi, sinistro di Branco. Destro! Di Tate ancora. Non è andato a segno, non l'ha colpito. L'ha preso a metà strada tra il collo e sul corpo. Ecco, comunque questa è una ripresa che potrebbe essere alla pari per entrambi. Comunque pericolosissimo questo Tate, man mano che passano i minuti. Possiamo rivedere anche qualche immagine, forse queste proprio scorci finali della ripresa sono quelli che hanno un po' caratterizzato. Ecco, io temo secondo a questo round. Punto. Che ho visto la monotonia dei temi che si stanno svolgendo in queste due riprese, che uno intanto vediamo alcune fasi che Tomassetti ci ripropone. Sì, bello il sinistro, ma sono fasi che si ripetono. Non vorrei che Tate riuscisse a trovare qualche cosa di diverso fuori di secondi per entrare guardia di Branco. Infatti, montante destro è l'avviso. È un brutto segnale quello, perché evidentemente ora c'è un problema, è entrato nell'occhio di Tate qualche cosa che i secondi non hanno fatto in tempo a togliere, con asciugamano e garza, evidentemente un filo è entrato nell'occhio e infatti Tate ha cominciato la ripresa con l'occhio chiuso praticamente, sinistro. Per altri minuti era finito. Ecco, ho visto un sinistro di Branco anche al corpo, cosa che non aveva fatto prima. E siamo alla terza ripresa, seguiamo. Dopo sentiremo anche l'angolo di Branco per sentire anche il clima che si respira all'angolo. Destro sinistro di Tate. Però è arrivato un gancio sinistro di Tate. Che Branco ha sentito. Ha chiuso gli occhi per un attimo, tuttavia l'ha digerito. La preparazione del pugile di Civitavecchia è ineccepibile, seguito dal maestro Petruccioli, il papà di Gianmaria. Incontro che entra nel vivo e Tate è lì. Non porta bene quel gancio sinistro Branco, lo porta all'interno del guantone, dovrebbe girarlo di più sulla nota. Destro che fortunatamente non termina la sua corsa completamente sul volto del nostro pugile, tra l'altro portando il sinistro in quella maniera. Branco scopre il lato sinistro del volto. Ecco, quello può essere il colpo pericoloso di Tate. Infatti col destro diretto portato sul sinistro di Branco, l'unica strada di Branco è quella di alimentare il ritmo, tenere questo sinistro in costante movimento, il jab, l'unico modo che ha il pugile italiano di evitare i colpi dello statunitense. Bravo Branco in questa circostanza, ancora il sinistro. Ancora il jab sinistro di Branco, sfugge Tate, poi perde un attimo la distanza il pugile americano. 1-2 di Branco, si chiude Tate tuttavia. Ha già un occhio arrossato, l'occhio destro, il pugile Tate. Dritto Silvio, dritto! Ottimo! Ancora l'1-2 di Branco, tenta di schivare con repentini movimenti sul tronco Tate.
ma il nostro pugile alimenta costantemente l'azione e il numero di colpi che riesce a portare è altissimo, non sufficiente riesce a rubare. Per cui una terza difesa che sta volgendo decisamente in favore di Silvio Branco. E termina infatti la terza ripresa in favore di Silvio Branco. In maniera chiara, Branco si è guadagnato un'altra ripresa. Sì, e devo dire che i suoi colpi, anche proviamo, in questo caso, sono sentire. Arrivati con molta efficacia. Intanto vediamo l'angolo con il collega Mario Guerrini. Sentiamo l'angolo allora di Silvio Branco. Silvio, un bel taglio, scorta. Oh, scorta, Silvio. Che fa? Un bel taglio. Adesso che era qua. Oh, allora senti. Ma non ti era Gianluca, l'hai detto? Sono Giorgio. No, ce l'ho detto. Silvio, pressare. Stiamo sentire una volta, presso. Non si sente granché, tuttavia. Non deve venire avanti lui, davanti te, appunto. Capito? L'hanno avvisato che Tate ha un leggero taglio al sopracciglio destro. Leggerissimo, ma c'è, per cui evidentemente una iniezione in più di fiducia per il nostro pugile. È indubbio che sul ring contano anche le ferite. Beh, devo dire che tra i due quello che si vede in maniera chiara è la potenza superiore del nostro pugile. I suoi colpi quando arrivano fanno male, fanno effetto. Certo. L'unico colpo pericoloso invece di Tate è quel destro che lo porta dopo il diretto sinistro del nostro pugile. Quarta ripresa, fino a questo momento vantaggio di Silvio Branco, i punti. Ancora il destro di Branco al segno, non fortissimo ma comunque è arrivato. Ancora grande movimento di Tate che poi deve comunque assorbire un altro gancio sinistro corto che finisce tra guantone e volto, e fino a questo momento il jab sinistro di Branco che la sta facendo da padrone. Thomas Tate non riesce ancora a trovare la chiave destro ancora di Tate. Sì, il match si svolge su quel tema che è sino dall'inizio, sì. Il diretto sinistro di Branco che la fa da padrone sul ring, che rompe le azioni di Tate, che a volte viene doppiato dal destro, ma che non ha delle varietà di colpi tali da impensierire moltissimo il pugile americano. E tuttavia lo stesso Tate non sembra avere nel proprio arco delle frecce particolarmente appuntite e varie, soprattutto per far fronte alla tattica di Branco, monotona se vogliamo, indubbiamente lo è, però fino a questo momento assolutamente redditizia. Un dato così di aspetto mi sembra fra l'altro proprio che gli occhi di Tate non siano decisi, forti, tranquilli, sereni come sono invece quelli di Branco. Si sono allarmati dopo il primo gancio sinistro proprio nella prima ripresa. Evidentemente ha capito che stasera è una serata che occorre vivere con estrema sofferenza, e ha provato a portarsi a quota di distanza Tate. Sinistro di Branco che interrompe l'avanzata dell'americano, ma un sinistro serio è arrivato alla punta del mento. Sì, è e secco. Ha fatto male infatti. Una costante positiva per Silvio Branco e la determinazione con la quale porta ogni colpo. Anche il jab più sciolto tuttavia arriva sempre con una certa carica, attenzione al destro di Tate ovviamente. Ed è ancora una ripresa per Branco. Silvio Branco, un Silvio Branco indubbiamente inatteso, un Silvio Branco sperato ma inatteso, ho visto la precedente esperienza, uno Silvio Branco che peraltro aveva già dimostrato un mese fa, poco più, era l'8 agosto a San Mango d'Aquino con una vittoria per K.O. mentre vediamo ecco il taglio, sì, il taglio di Tate piccolo ma comunque c'è. Abbiamo già detto, diciamo, abbiamo visto a San Mango d'Aquino un Silvio Branco estremamente determinato, una vittoria contro un avversario che magari non era fortissimo, però una vittoria per K.O. al primo round
sono sempre quelle vittorie che fanno morale, no? No, io credo che questa sera Branco sia al meglio di sempre. Questa sera sta dando quello che non ha dato mai fino ad oggi. Di fronte a un avversario importante come Tate, in cui si è trovato, doveva fare così. Io azzarderei anche che finalmente è uscito da un accerchiamento psicologico nel quale l'ha piombato dopo la vittoria del febbraio 95 contro Richie Woodall per il titolo europeo dei pesi medi. Fu un KO tecnico alla nona ripresa che influì molto sul morale di Branco, talmente che l'ho accompagnato per tanti mesi. Questa sera finalmente sembra un Silvio Branco. Anche questo destro che ha assorbito bene. Sì, con estrema disinvoltura. E siamo alla quinta ripresa, andiamo avanti. Branco in testa. Fino ad ora. Un vantaggio numerico, consistente indubbiamente. Ha vinto tre riprese a nostro avviso. La prima, la terza e la quarta, pareggiando la seconda. Attenzione, è arrivato il destro. Sì, attenzione a non rovinare tutto. Quel sinistro è un tantino troppo basso. Quando anche quando lo lancia e lo lascia basso, non è pronto. Deve portare alzando la spalla un po', o perlomeno rientrando, deve alzarlo di più. Esatto. Perché in quel momento che Tate risponde con il suo destro. Infatti, per tentare di chiudere la strada, bravo Branco. Ottimi questi due ganci sinistri. Sì. Ancora il sinistro segno, l'occhio destro di Tate è gonfio. Destro largo che non serve. Questo da parte di Branco. È importante la distanza alla quale riesce a tenere l'avversario Branco. Tate si è un po' sbracciato per arrivare al bersaglio, ha una grande difficoltà ad arrivare a segno. Le braccia lunghe di Branco lo tengono lontano. E infatti fino a quando Branco riuscirà a muovere con questa frequenza e soprattutto con questa determinazione il suo sinistro, per Tate non vi sarà storia in questo combattimento. L'importante è vedere con quanta determinazione, con quanta concentrazione Branco riuscirà a tenere questo ritmo e soprattutto questa teoria di colpi che stanno imbrigliando completamente lo statunitense Thomas Tate. Senza dubbio è proprio Branco che sta conducendo le danze. È ottimo questo sinistro. L'ha sentito Tate. Sì. C'è da augurarsi che tenga il ritmo come sta facendo in questo momento, perché non vedo come in questo modo Tate potrebbe avere una reazione. È dato per scontato il livello notevolissimo di Branco di questa serata. Tate comunque non sembra lui fosse irretito da questa quantità enorme di colpi che Branco riesce a portare. Esattamente così. Una ripresa su un piano di equilibrio, questa quinta ripresa. Dopo sentiremo ancora l'angolo di Branco. Intanto abbiamo visto Alvaro Chiabolotti, uno dei benemeriti, no, del pugilato attuale italiano. Sì. Un pugilato che tenta, sperando che ce ne siano anche degli altri. Sì. Perché il pugilato è uno sport, come abbiamo detto, stupendo, meraviglioso. È uno sport che deve avere sponsor, perché a troppi piace vedere il pugilato, il bel pugilato. È quello che mi auguro, che anche all'incontro di questa sera sia un bel incontro, piacevole per i telespettatori. Intanto ricordiamo, in questa un attimo di pausa, che è martedì in provincia di Caserta, mentre vediamo alcune immagini rallentate, vi sarà il titolo intercontinentale di Superpiuma con Prisco Perugino, che combatte in casa, proprio San Prisco. Poi mercoledì Rosanna Conti Gavini propone il campionato internazionale IBF tra Joseph Chincago con licenza italiana e l'ungherese Lajos. E siamo alla sesta ripresa. È stato un bellissimo sinistro di Branco. Sì, che ti sei perduto, ma ora c'è una reazione di Tate. Sesta ripresa, dicevamo, fino ad ora un vantaggio per Silvio Branco. Uno dei rarissimi interventi dell'arbitro Smoger,
Doppio sinistro di Tate, Branco è rimasto un momentino lì e non deve fermarsi perché Tate è lì, Sornione, attenzione al destro. A metà del combattimento sembra che Tate abbia deciso a fare qualche cosa di più di quanto non abbia fatto fino adesso. E lo deve fare perché si è reso conto evidentemente di essere in svantaggio numerico, o per cui deve a questo punto forse correre qualche rischio in più, ma tentare di fare anche il proprio combattimento. Bravissimo Branco a tenere distanza all'avversario. Difatti però Tate sta attaccando, si vedi? Sì. Branco sta facendo passi indietro, cosa che non aveva fatto fino a questo momento. Avanza di più Tate, prende come detto rischi maggiori. Il sinistro di Branco a segno, più chiuso Tate, ancora il sinistro di Tate a segno, anche Branco. Ora i colpi di Branco sono fatti un pochino più larghi, destro pericolosissimo, che ha colpito di striscio soltanto, fortunatamente, il mento di Branco. Ancora, questa volta il destro è largo. L'ha evitato Branco portandosi in avanti. Gomitata di Branco, ci sta tutto. Incitato a gran voce Silvio, si è reso conto il pubblico competente a questo punto, occorre dire, del momento difficile di Silvio Branco, difficile non tanto, attenzione al destro, ancora difficile in quanto Tate ha deciso di togliere gli ormeggi e andare avanti, subire colpi ma tentare anche il suo destro. Ottima la risposta di sinistro e di destro di Branco, però è Tate che conduce il ritmo del combattimento in questa ripresa. Tuttavia l'occhio destro di Tate si sta chiudendo sempre più, ancora il sinistro di Branco a segno, fuori misura Tate a vuoto. Destro di Branco, ottimo rimontante destro di Branco, è riuscito a rientrare con estrema lucidità sull'attacco a vuoto dell'avversario. Un Branco che non ti aspetti questa sera, o perlomeno che si sperava, ma spesso le speranze sono andate deluse, ma questa sera finalmente Silvio Branco appare. E proprio in questa ripresa che raccolta di Branco e va all'angolo e l'ha sentita nettamente. Tate ha tentato di girarsi, gli si sono incrociate le gambe. Vediamo, può riprendere Tate. L'arbitro statunitense tenta di far recuperare ancora di più Tate, ha chiesto, ecco, era finita la ripresa, era finita, e ha chiesto un secondo colpo di campana. In effetti era finita la ripresa, adesso è finita la ripresa, però non capisco perché l'arbitro abbia interrotto il combattimento. Posso dire io, sicuramente non sarebbe successo niente di più, perché ormai mancavano pochi secondi. Allora rivediamo nettissima la ripresa, la sesta in favore di Branco, ma rivediamo l'episodio che Tomassetti ci ripropone. Ecco, vediamolo. Ancora indietro. Il destro di Tate, il sinistro. Oppia, sinistro di Branco, questo è il colpo pericoloso. Eccolo, l'ha sentito un attimo di ritardo, si è girato e è scappato subito. Un sinistro largo portato all'altezza della tempia. Ecco, poi gli sono incrociate le gambe, ha perso l'equilibrio. Comunque, grande lucidità di Tate nel colpo ad andare via per evitare altro. Sentiamo anche l'angolo di Branco, sentiamo. Dai! Portalo a destra. Quanto tempo recupererò? Su. C'è grosso nervosismo all'interno del Palasport di Civitavecchia. Non tutti hanno capito l'indugiare dell'arbitro in attesa del gong, o era suonato e noi non abbiamo sentito, l'arbitro sì, evidentemente, altrimenti non aveva capito l'arbitro quello che doveva fare. Bene, siamo alla settima ripresa. Silvio Branco è lanciatissimo verso la conquista del mondiale WBU, e proprio nella ripresa in cui Tate aveva iniziato ad attaccare, Branco è riuscito a mettere a segno quel bellissimo gancio sinistro, mezzo gancio, mezzo diretto, l'ha messo quasi fuori combattimento. E maglia in corsa a Tate per quella sua decisione di rischiare ma portarsi in avanti. Destro di Tate, però deve fare così, violentissimo. Che salta Branco, l'ha sentito Branco. Ancora un destro, ha risposto un colpo telefonato. Comunque attenzione,
non deve comunque mollare, è qua che si vede il pugile. Occorre digerire, continuare ad andare avanti, continuare a tenere la linea del combattimento senza indugi, senza dimostrare di aver sentito il colpo, ma Branco dà questa impressione al suo avversario, si riporta bene in linea, ancora il suo jab. Bisogna dire che il match è piacevole, un match che si guarda bene. Sì, montante contro di Branco Segno, poi Tate riesce a schivare gli altri colpi, gancio destro pericolosissimo. Bravissimo Silvio. Finalmente un montante destro di Branco che è arrivato a segno. Montante ora di Tate sul destro a vuoto di Branco. L'arbitro interrompe. Interrompe il match, vediamo. Sì, sì, si è sciolto. Fischiano, ma è giusto perché è un piede che va a bloccare il laccio. Dopo, impedisce Branco di arretrare. Non dovrebbero succedere perché sul laccio bisogna mettere il cerotto. Esatto. Sempre. Esatto. E qui parla il pugile. Sì. Si riprende, siamo nella settima ripresa. Sì. Comunque il vantaggio dello stop è stato per Tate. Sicuramente, perché il pugile che fino a questo momento ancora il destro di Tate largo ma a segno, risponde bene Branco. Devo dire però che Branco ha incassato un bellissimo destro, cioè non ne lascia uno impunito, riesce a restituire possibilmente con gli interessi. Ora inciampa Tate, Branco li si lancia in avanti. Ah, non li perdona niente. Fa bene, perché uno può dire anche magari con poca sportività, ma il ring è questo. Finché l'avversario è in piedi deve combattere. E poi sul ring americano si vede anche l'altro. Ci si avvia nella parte finale della settima ripresa, nella quale si è visto un po' di tutto. Comunque un incontro sempre vivo, sempre molto interessante. Opla! Il destro di Tate a segno. Che ha assorbito bene, la preparazione mi dà una grande serenità e tranquillità. Evidentemente si sente preparato, si sente pronto per qualsiasi evento. Termina la settima ripresa, una settima ripresa nella quale mi sento di dare non il round ma la preferenza a Tate, perché è riuscito a dare qualche cosa in più. Tate ha portato dei colpi. Branco ha assorbito, ha tenuto bene, però li ha incassati, senza dubbio, quindi anche Tate. Tuttavia occorre dire che il pugile italiano è preparato in maniera incredibile, sublime direi quasi. Silvio Branco che raramente si era visto in queste condizioni, anche psicologiche. Fino alla sesta ripresa Branco ha tenuto con una serenità, una tranquillità. Poi quando alla sesta ripresa ha incominciato Tate la fase di attacco, si è difeso, ha dimostrato di saperci fare anche in quel caso. Rivediamo intanto, ecco, è una spinta quella che ha fatto perdere l'equilibrio a Tate, una spinta di Branco che poi gli si lancia addosso, non riesce comunque a colpirlo perché Tate è sempre lucidissimo. Appare sicuramente più stanco Tate, inizia l'ottava ripresa intanto, più stanco ma sempre lucido ed in grado di difendere. Destro di Tate ancora. Sono colpi isolati ma pericolosissimi e Branco deve stare attento. Fortunatamente partono da molto lontano perché Branco riesce a tenerlo a distanza con il suo sinistro e quindi non possono avere i destri di Tate alla efficacia dovuta. Ancora il sinistro di Branco che riesce a interrompere sul nascere un'azione dell'avversario. È sempre lì Silvio. Una fase di studio in questa ottava ripresa, come se fossimo nella prima. Branco deve stare attento a rallentare il ritmo. Vediamo. Anche Tate ci prova con il sinistro al corpo. Molto mobile comunque Branco sul tronco, sulle gambe. È una serata di grazia per il pugile italiano che questa sera sta dimostrando di saperci fare molto di più di quanto non ha dimostrato negli incontri passati. Ma il particolare che più lascia
piacevolmente sorpresi di Silvio Branco e questa metamorfosi nel carattere, finalmente quegli attributi che io stesso avevo sempre richiesto, di cui avevo sempre notato la mancanza nei momenti clou degli incontri, finalmente sono venuti fuori. Segno evidente che Silvio Branco ne è in possesso e probabilmente in qualche incontro la sua verba agonistica si è la maturazione si fa sentire. È stato un destro di Branco, ancora il destro buono, che sinistro di Tate, che poi manda Tate vuoto il sinistro di Branco. Tuttavia la preponderanza dei colpi rimane per Silvio Branco. Appare incapace Tate in questa ripresa, incapace di riordinare le idee in maniera tale da proporsi con azioni d'attacco degne di questo nome, se non quel destro largo che ogni tanto, pur giungendo a segno, lancia. Vuoto ora, lucidissimo il rientro di Branco, non ha colpito in maniera pesante Branco, ma precisa, a dimostrazione che il pugile è lì, sveglio, attentissimo ad ogni cosa accade sul ring. Un passo indietro molto, un passo indietro prezioso, perché quel destro è sempre pericoloso, latente e sì, potrebbe arrivare a segno in ogni momento. Termina anche la ripresa, una ripresa su un piano di parità anche questa. Tuttavia occorre dire che man mano che passano le riprese la mia sensazione è quella che Branco, Tate soprattutto, veda l'energia un pochino scemare. Intanto ecco Roberto Di Donna, medaglia d'oro olimpica ad Atlanta nella pistola a 10 metri, finanziere che qui a Civitavecchia di casa, in quanto proprio qui vi è il centro olimpico della federazione tiro a segno. Dicevo, man mano che passano le riprese, ora anche se il destro di Tate è sempre, come dicevi Nino prima, latente, tuttavia è chiaro che la potenza necessariamente va a scemare. Sì, certamente. E invece sto vedendo invece che è proprio Branco, i suoi colpi sono sempre altrettanto pericolosi dell'inizio. Non ripresa. È stato Branco già in piedi, Tate ha sfruttato fino agli ultimi secondi, da buon professionista, la sua permanenza bene sullo sgabello. Quanta valenza può avere psicologicamente il fatto di vedere l'avversario già in piedi e rimanere a sedere? Beh, certamente ti fa pensare che lui è più fresco di te, ma io non ho mai considerato, ad esempio, quando mi trovo un avversario che si alzava da lei, anch'io aspettavo fino all'ultimo secondo. Benissimo. Ero convinto però di questo. Per cui Tate ha assolto sì, in questo frangente, in questo episodio. Siamo nella nona ripresa, mancano 4 rounds alla probabile, con i debiti scongiuri, conquista del titolo mondiale da parte di Silvio Branco. Un titolo mondiale vero in tutti i casi. In quanto l'avversario è un avversario vero. Colpisce bene Branco anche dalla corta distanza, anticipando Tate proprio sul terreno preferito dell'americano. Devo dire che i colpi più efficaci, più veri, quelli di Branco, sono il diretto sinistro. Ci ha provato un paio di volte. Destro, sinistro anche di Tate. Il destro portato con potenza, il sinistro un po' meno. Un po' meno, ma Branco sta dimostrando di sì, non temerli, di assorbirli bene. Deglutisce con disinvoltura sì, estrema. Stavo dicendo, mentre i colpi diretti sono molto potenti di Branco, non lo sono altrettanto i colpi montanti e ganci. A vuoto Tate, colpisce due mani Branco, ma soltanto per fermare l'attacco dell'avversario, non certo per colpire con potenza. Ora gira il proprio avversario, il nostro pugile, non interviene l'arbitro se non per dividerli. Corto gancio sinistro da parte di Tate, poi Branco con il jab continua la sua attività. Bello il montante sinistro di Branco, sì, non potente ma di effetto. L'importante è che riesca a fermare Tate in questi suoi corti passi d'approccio. Destro a bersaglio grosso, sinistro al volto da parte di Tate, corto montante. Non deve in questo momento rimanere al corpo con Tate e fare degli scambi senza efficacia, perché i colpi da vicino
Branco non riesce poi a portare, non riesce potenza, a mettere sì, la potenza, li porta, ma è questo il terreno preferito di Thomas Tate, che si appoggia proprio per attaccarsi letteralmente all'avversario. L'americano è stanco, l'americano è stanco, per cui tenta in tutti i modi di portare, di trascinare letteralmente Branco sul suo terreno preferito. Bravissimo Branco ad anticipare qualsiasi intenzione di Tate con il destro. Respira a bocca aperta Thomas Tate e termina la nona ripresa. Anche Branco, visto in questa ripresa, soffrire sì, i colpi e la vicinanza, il corpo a corpo di Tate. Una preferenza per l'americano in una ripresa sul piano di qualità, ma sentiamo Nino l'angolo di Branco, sentiamo. Beh, vanno giù, si fuori tutto quello che è. Silvio Soromo, Silvio. Silvio Soromo, lo vai Silvio. Oh. Dai, che facciamo? Silvio, adesso devi fare tutto. String è cotto, devi lavorare. Te quando lo sposti, quando è vicino e lo sposti, devi colpirlo. Tira, tira. Capito? Tira. Su, oh, su, te lo devi colpire. Su. Se sei stanco, stringi i denti e lancia colpi dritti. E poi ti sposti. Dai, vieni anche fuori per ricolpirlo, non rimanere lì con lui. Su, abbiamo fatto il lavoro che manco Cristo lo sa, ma lo vuoi tirare fuori il lavoro che abbiamo fatto? Che stanco? Silvio, ma che quello è morto. È un morto. E questo è l'allenatore. Non pensare alla fatica, mi pare giusto, sì, considerando che ha una preparazione ottima. L'ultima battuta era del suo preparatore atletico proprio, abbiamo fatto un lavoro. Tiralo fuori, e c'ha ragione, ma Silvio sta andando molto bene stasera. Sì, sì, sì. E siamo alla decima ripresa. Ogni ripresa che passa, anche in parità, è una ripresa in meno verso la conquista del titolo. Ancora il destro di Tate, attenzione. Non mi piace. Ora sta stringendo i tempi Tate, rischiando ancora di più, ma si rende conto che è l'unica strada per lui in questo momento, la vittoria prima del limite. Sì, ma non mi piace questa ripresa Branco. Perché non porta il suo diretto sinistro come doveva fare, si è fermato, fatto fino a questo momento. Si è fermato, speriamo ci abbia sentito. Ora Tate si riporta a corta distanza. Anche Branco però cerca il corpo per riposarsi. Evidentemente sì, ma destro, ecco, violentissimo. Violentissimo il destro di Tate. Hands up, Silvio. Violentissimo il destro di Tate, ancora il sinistro del pugile statunitense, e Branco rimane un pochino lì. È arrivato il momento in cui Branco sente chiara la necessità di respirare, di prendere un pochino di riposo, se così si può dire, quando si combatte sul ring. Lo deve fare con le mani alte, lo deve fare facendo delle finte, bloccando l'avversario, fingendo degli attacchi. Ora Tate si è accorto di un momento difficile del proprio avversario e tenta di trarne i benefici maggiori possibili. Ora Branco lega, ma non è un pugile abituato a legare proprio per fermare il ritmo, ancora il destro. Poi Branco reagisce, molto bravo ora, e poi lega, ha fatto il suo dovere. È stata una bellissima azione quella di Branco. È così che deve fare, è così che deve fare. È il momento di dare tutto, di stringere i denti, di pensare che il mondiale è lì dietro l'angolo, basta saperlo e volerlo cogliere. Un titolo mondiale che in qualsiasi versione è comunque una svolta nella carriera. Bravo Branco ad anticipare l'attacco di Tate. Don't punch, don't punch. Step out, step out. Hands up. Siamo nel corso della decima ripresa, titolo mondiale dei pesi medi, titolo vacante, versione WBU. È l'ultima sigla nata, una sigla che ha già una sua presenza nel mondo pugilistico mondiale. A vuoto Tate. Non riesce a rientrare Branco, va a segno poi Tate con il sinistro. Io spero che all'angolo, dopo queste riprese, le dicano che deve combattere da lontano con il sinistro, quella è l'arma della vittoria. Questo è il suggerimento di Nino Benvenuti, sentiremo fra qualche momento all'angolo di Silvio Branco che cosa riuscirà Petriccioli e il suo staff. Sono colpi inutili. Ed è ora, e termina la decima ripresa, una decima ripresa che va assegnata a Thomas Tate per l'attività che ha fatto, per i colpi che è riuscito a portare. Intanto sempre il duo Nardiello-Guerrini che stanno commentando evidentemente questo incontro, ma sentiamo l'angolo di Silvio Branco. Vieni, mi stai a sentire. Cazzo, sei allenato, devi tirare fuori le palle. L'undicesimo.
devi lavorare Silvio, devi insistere, fermo. Attenzione, oh, adesso devi. Parlo io, tu stai in vantaggio di lui. Nettamente, usi quel sinistro, boxi e per due riprese arriviamo qui e serviamo tutto. Poi adesso facciamo la prossima. Bravo. Capito? Siamo a due riprese. Capito? Due riprese, usi. Siamo un vantaggio, siamo un vantaggio, non prendere punti. Sì, moto da parate. Quando va indietro è stato indietro. È stato giustissimo il suggerimento di Spagnoli. Sei in vantaggio i punti, mancano due riprese, usi il sinistro, stai lontano. Esattamente quello che deve fare. Esatto, e vediamo se riuscirà Silvio Branco, ancora il destro in apertura di Tate. Andiamo a fare un po' di conti comunque, sì. Uno, due, quattro, beh, a quattro, cinque punti di vantaggio. No, un momento, no, mi sbaglio perché l'ultima l'ha vinta, mi sbaglio, a tre punti di vantaggio. Sì. Branco, consigliando il knockdown. Eh sì, deve dare tutto Silvio Branco, mancano due riprese, se riesce a tenerlo lontano è fatta, vediamo. Solo da lontano, solo con il diretto sinistro, il è quello sinistro, che deve fare. Il sinistro appare un pochino vuoto di forza, ma è chiaro che Branco a questo punto deve combattere di volontà, combattere di grinta, di animo, di cuore, di tutto quello che serve quando le energie cominciano a scemare. Benissimo, porta un sinistro, poi lega, va bene anche così, occorre far passare i secondi. Ma non deve lasciare all'altro portare due colpi da vicino, come sta facendo invece Tate in questo momento. Il match si sta facendo difficile. Ancora il destro, fortunatamente Branco è riuscito parzialmente a schivarlo, soltanto di striscio il colpo di Thomas Tate. Va bene così, va bene così. Lega, ma non deve fare, però fa partire i colpi Branco. In questo momento Branco sta tenendo con grande difficoltà gli attacchi di Tate e tuttavia li tiene, riesce a evitarli, riesce a anticiparli con fatica, ma riesce a farlo. Poi lega e Tate non riesce a divincolarsi, parte. Scambio di scuse tra i due pugili. Era scappato un colpo a Branco dopo il break dell'arbitro, si è scusato il nostro pugile, Tate ha capito. Senza dubbio Tate appare più fresco in questa parte del combattimento e dice i colpi arrivano a segno anche se non potentissimi ma precisi. Tuttavia, fortunatamente per Branco, non in misura così alta per mettere in difficoltà e in pericolo il vantaggio di Branco, che riesce a colpire, bravo. Ancora il destro di Branco appena girato, questo è importante perché fa capire a Tate di esserci ancora. È il destro di Tate al quale Branco non riesce a porre argine. Ci si avvia al termine anche di questa undicesima ripresa, un'attività maggiore è quella di Tate, ma non è riuscito a portare colpi sostanzialmente pesanti, nemmeno ad avere il sopravvento, però non mi sentirei nemmeno di dirlo che è stato altrettanto da parte di sì, Tate una ripresa lì che per me è alla pari. Sì, forse dovendo dare una preferenza forse a Tate in quanto ha condotto lui la ripresa, ma niente di che insomma. E siamo nell'intervallo dell'ultima ripresa, fino a questo momento Branco sta conducendo ai punti, se riuscirà ad irretire, a condurre, a tenere lontano l'avversario anche nell'ultima ripresa. Intanto Patrizio Calambai, indimenticato, indimenticabile campione mondiale dei pesi medi, se riuscirà, dicevamo, a tenere lontano l'avversario e comunque riuscire a farlo colpire in maniera sporca, sì, il titolo mondiale dovrebbe essere suo. Sì. Mi sembra fra l'altro che anche Tate ormai abbia perduto quel po' di efficacia che non aveva mai sin dall'inizio, ma che all'ultime riprese ha dimostrato di avere molto più scarsamente. Uno scambio cavalleresco tra i due pugili a centro del ring prima dell'ultima ripresa. Branco ha mormorato qualcosa all'avversario. E siamo all'ultima ripresa, mancano 3 minuti
3 minuti separano Silvio Branco dalla conquista del titolo mondiale dei pesi medi versione WBU. Ora non può accadere più nulla, perché anche i colpi di Tate non possono essere così pesanti da mandare giù Silvio. Mi dispiace soltanto che il nostro Branco a questo punto del combattimento non dimostri di metterci della grinta, metterci della volontà. Lui sta tentando sì di portare in porto il combattimento. Vede che viene colpito da questi colpi volanti che non sono efficaci ma sono di effetto per i giudici. Sì, un incontro che termina, cioè, si avvia a terminare in maniera meno lineare, meno brillante di come invece è stato tutto il resto dell'incontro. Magari Branco potrebbe, richiamando le sue energie, condurre un fine combattimento degno del titolo mondiale che si appresta a condurre. Forse ha trovato una vena che lo porta a portare dei colpi. Incitato a gran voce dal pubblico che ha gremito in ogni ordine di posti il Palasport, il nuovissimo Palasport di Civitavecchia. Ormai il combattimento è suo, non può sfuggirgli il titolo. Non voglio pensare a rovesci numerici da parte dei giudici come accadde a maggio. Manca poco più di un minuto. 1-2 di Tate al bersaglio grosso, ma poi Branco lega, non succede nulla. Non riesce l'arbitro a staccare i due pugili. Branco, fai vedere le tue qualità, deve farlo vedere da parte di Tate. A vuoto platealmente il pugile americano. Ora Branco tiene a salutare il pubblico in un gesto di entusiasmo. No, questo non mi piace comunque. No, assolutamente. Anche posso, perché... sì, posso capire Branco che si sente il titolo in tasca, ma sul ring occorre mantenere sempre l'estrema cavalleria. E termina il combattimento con un colpo basso per Silvio Branco, ma non era un colpo pesantissimo. Termina il match. Speriamo che il servizio d'ordine riesca a non far invadere il ring da ogni categoria di persone. L'arbitro deve ancora raccogliere gli ultimi cartellini, ma una ripresa in parità tra i due pugili ed un titolo mondiale che non dovrebbe sfuggire a Silvio Branco. Facciamo un po' di conti, sono 3 i punti di vantaggio per Silvio Branco, per quanto mi concerne, per Nino. Ma per me sono 2, perché l'ultima ripresa l'avrei data addirittura a Tate. Io l'ho messo pari proprio per... L'avrei data a Tate perché mi è sembrato che... Ha cercato con maggior determinazione qualche cosa. E poi è stato anche più fresco alla fine del combattimento, invece di un Branco che ha giugionato un po', è stato un po' così, mi è piaciuto. In definitiva poco cambia questo sull'esito finale del combattimento, un esito finale che dovrebbe vedere Silvio Branco vittorioso in questo incontro e in grado di conquistare il titolo mondiale, il titolo vacante dei pesi medi per la versione WBU. C'è un assembramento considerevole sul ring. Attendiamo soltanto la lettura dei cartellini. Cosa ti sembra? Il combattimento a mio avviso è stato in due parti. La prima, Branco l'ha portata con un ritmo a vantaggio suo, tutto impostata sul diretto sinistro di grande potenza. Beh, certamente le prime 6 riprese culminate poi proprio una sesta ripresa con il knockdown inferto a Tate sono state quelle migliori per Silvio Branco. Un Silvio Branco che si attendeva da tempo, un Silvio Branco così forte, veloce, ma soprattutto con il carattere vincente di pugile con il quale ha aggredito le prime 8-9 riprese. Ecco, diciamo che a questo punto c'è qualcosa da ripulire. Ecco, nelle ultime avrebbe dovuto continuare perché le energie, poi dimostrato di averle
per cui ha avuto un calo probabilmente di energie, però lì deve intervenire la grinta, il morale. Esatto, no? Lì è il campione che deve intervenire, perché l'atleta a quel punto deve stringere i denti, come lo disse anche, abbiamo sentito prima il suo allenatore, ecco. Stringere i denti, cosa che non ha saputo fare. Le ultime riprese, l'ultima soprattutto, ha tenuto, ha cercato di fare gesti inutili. Le ha un po' mandate via, diciamo. Sì, diciamo che non mi è piaciuta l'ultima ripresa. Riusciamo a sentire? Ecco, sentiamo il primo giudice. 115 Branco. 112. Tre punti per il primo giudice. Sentiamo il secondo. Chiarini, prima era Hartley. 119 108. È eccessivo, Chiarini. Ha visto il stesso incontro che abbiamo visto noi? Eh beh, 116 111. 111, sono 5 punti in tutti. 119 bene. A 108, sono addirittura 11. Ho contato meglio, e anch'io ho 3 punti come li avevi tu. Infatti, come il giudice sia, William Hart. Ecco, mi sembra che sia il giudice più serio in questo, benissimo, in questa terna. Allora, dobbiamo chiudere con velocità, però diamo appuntamento ai nostri ascoltatori. A fra qualche minuto andremo nello spogliatoio di Silvio Branco per un'intervista un pochino più tranquilla. Adesso il ring è invaso. Io direi che per ora è tutto da Civitavecchia. Silvio Branco ha conquistato il titolo mondiale dei pesi medi versione WBU, sconfiggendo nettamente ai punti lo statunitense Thomas Tate. Con queste immagini, signore e signori, è tutto dalla squadra esterna 2 di Napoli, dal regista Giancarlo Tomassetti, dall'RVM di Roma e da Nino Benvenuti e da Mario Mattioli, la figura di Ale, buonanotte. Dai, una poco corretta scelta ovviamente dal punto di vista sportivo. La nostra opinione è che gli incontri di pugilato non possono avere sempre e comunque un titolo mondiale in palio. Succedono anche incidenti, diciamo, di questo genere, non previsti.